Se raggiungo i 100.000 iscritti, il video finisce. Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop su supporto a un creatore, inserite il codice creatore forte così come lo vedete scritto a schermo, accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti quelli che lo faranno. Ragazzi, l'avete letto dal titolo, l'avete visto dall'intro, ci stiamo dirigendo agli agency per tentare la sfida di oggi che è se raggiungo i 100k iscritti il video finisce. Beh, in realtà mi vedete senza cuffie e anche senza occhiali perché in realtà li tenevo e ora me li sono levati, quindi non vedrò comunque niente. Perché della partita, ragazzi, in realtà non ce ne interessa nulla o non ci frega nulla. Perché oggi, ragazzi, voglio fare un discorso più che giocare. Spero che lo ascoltiate se siete dei veri fan o comunque se siete delle persone che hanno più di 4 anni. Perché, ragazzi, voglio dirvi grazie. Grazie a tutti per quello che siamo riusciti a creare assieme. Ringrazio me stesso che ci ho messo ogni giorno l'impegno, la costanza. E soprattutto ringrazio voi perché ogni giorno anche voi mi sopportate nei video, mi sopportate nelle live sul sito Viola. E quindi volevo darvi veramente un grande abbraccio e soprattutto grazie a tutti. Un abbraccio però a un metro di distanza, non fate gli infami. Rispettate sempre le norme, mi raccomando. Volevo dirvi grazie soprattutto, ragazzi, farvi un discorso per dirvi che questo è uno dei traguardi, dei tanti obiettivi che nella vita speravo di raggiungere e che sono riuscito a raggiungere. Ce ne saranno tanti altri di YouTube e anche nel lavoro che sicuramente riuscirò a raggiungere, ma ciò che ho fatto, ciò che sono riuscito a fare oggi, questi 100k, sono stati, ragazzi, tutti grazie alla costanza, all'impegno, alla testa che ci ho messo. Io ho aperto il canale YouTube 5 anni fa quasi, il 12 giugno saranno 5 anni. E ho raggiunto solo i 100k iscritti perché solo nell'ultimo periodo, solo nell'ultimo anno veramente mi sono interessato, veramente ci ho messo la testa. E fortunatamente questa cosa ha creato e ha portato i suoi risultati. Quindi quello che voglio dirvi, ragazzi, se non riuscite a fare qualcosa, che sia, non lo so, prendere buoni voti a scuola, che sia far contenti i vostri genitori, che sia eccellere in uno sport, non so che cosa, ragazzi, non so quali sono i vostri obiettivi. In primis dovete sapere che qualunque cosa fate, la fate per voi stessi, non per i vostri genitori, non per i vostri amici, non per la vostra ragazza. Qualunque cosa fate, qualunque obiettivo vi ponete, deve essere perché voi volete farlo. Perché dovete sapere una cosa, ragazzi, che la vita fa schifo e qualunque cosa farete, qualunque cosa vi troverete a fare, sarà sempre complicatissima e difficilissima, impossibile da fare. Quindi se voi partite col presupposto che fate qualcosa che non vi piace, vi assicuro che non andrete da nessuna parte. Trovate la vostra passione, ponetevi un obiettivo e portatelo avanti, perché ogni giorno sarà una sfida portarlo avanti. Se vi ponete un obiettivo, non vi aspettate che domani lo riuscirete a portare a termine. No, ragazzi, ci vorrà tempo, ci vorranno settimane, mesi, forse anni, dipendentemente poi dagli obiettivi che vi ponete. Ma ricordate, ragazzi, sarà difficile e dovrete lavorare un sacco per farlo. E l'unico modo è lavorare con intelligenza e con costanza. Quindi io mi auguro il meglio, vi auguro il meglio e ci becchiamo alla prossima con un video di Fortnite, oppure no, di Cod Warzone, chi lo sa, ragazzi, ci si becca. Ciao.